Oh, buongiorno a tutti, benvenuti. Ci sono già i primi pullman di tifosi, qui attorno allo stadio, quindi clima, atmosfera da partita importante, come merita sempre un Milan-Napoli. Certo che mettersi a parlare di cose leggere dopo le notizie dei giornali radio su quello che è accaduto nei pressi di Palermo, su quello che è accaduto in un parco romano, diventa difficile, però insomma siamo qui per questo. Smarco subito due temi, il Festival di Sanremo e il fuorigioco geografico. Sul Festival di Sanremo io devo dire la verità, mi sgridano anche le mie figlie, sono diventato monotematico anche lì, faccio il tifo solo per i milanisti, per San Giovanni, per Irama, per Gali, per Maninni, per Mr. Rain, quando vedo Malikayane, insomma. E soprattutto mi sono infiammato nel corso della settimana con La notte vola di Lorella Cuccarini, perché... per chi se lo ricorda, La notte vola era diventato il coro della curva per Marco Van Basten. Marco Van Basten vola, la curva si innamora. Bellissima, mi ha fatto sentire molto giovane. E io, quando Lorella Cuccarini canta La notte vola, io non riesco a cantare il suo testo, ma il coro della curva su Marco Van Basten. Facezie, sempre per quanto riguarda il Festival di Sanremo, penso che, non so cosa ne pensate voi, le due canzoni migliori fossero Nettamente pazza di Loredana Bertè e Sinceramente di Annalisa, e con una preferenza in più per Sinceramente, e alla fine insomma è andata come è andata. Poi il fuorigioco geografico, sia ben chiaro, prima che si scatenino i soliti ossessionati, non parlo né di complotti né di influenza sul risultato finale, perché visti i valori del secondo tempo di Roma-Inter, ahimè, la partita comunque così sarebbe finita. Però ecco, visto che stasera c'è Milan-Napoli, ricordo come ci spiegavano bene il fuorigioco geografico sul gol annullato a Kessi nel dicembre 2021, nell'anno dello scudetto. In Milan-Napoli il fuorigioco geografico di Giroud si vede che è stato emendato, rivisitato, riveduto, corretto, cancellato, perché evidentemente è sparito dalle carte nautiche. Noi parliamo spesso del nostro anno dello scudetto ricordando Milan-Spezia e Milan-Udinese, ma il fuorigioco geografico del pareggio di Kessié in Milan-Napoli era stato un capolavoro che vedo non è più stato ripetuto, insomma un caso unico, più unico che raro, e naturalmente era stato scelto il Milan come laboratorio del fuorigioco geografico, che nel frattempo è stato chiuso a futura memoria, o meno, ma chissà. Ragazzi, stasera c'è la partita, Walter Mazzarri mette Zielinski. Evidentemente Walter Mazzarri si aggrappa a tutto, giustamente dal suo punto di vista, legittimamente, sacrosantemente. Dice Zielinski l'anno prossimo giocherà nell'Inter, per lui col Milan sarà derby, stasera lo metto. Quindi insomma è chiaro che sarà una partita particolare per lui. Sono incuriosito da questa difesa 3, dal 3-5-2 che vuol fare Walter Mazzarri, secondo me sta pensando a come incartarcela. I quotidiani oggi hanno puntato molto su Loftus-Cheek, come chiaro però che Loftus, se un problema ha avuto il Napoli, gli spazi fra centrocampo e difesa, col 3-5-2 gli spazi fra centrocampo e difesa si riducono, e quindi anche per Loftus sarà più difficile fare il suo calcio, provare i suoi inserimenti, cercare le sue incursioni, per cui stasera sarà una partita molto dura. Dobbiamo tener conto del fatto che comunque la Lazio ha vinto, vedremo prima della partita del Milan i risultati delle altre, vedremo la Fiorentina, vedremo l'Atalanta. L'Atalanta va sempre osservata, va sempre tenuta d'occhio, una partita in meno, e noi dobbiamo fare le nostre partite, perché comunque vincere le partite è sempre una bella cosa, e noi dobbiamo cercare di farlo stasera anche per andare in vantaggio nello scontro diretto sul Napoli, perché sono tutto un obiettivo nel calcio, nello sport tutto devi mettere in conto, perché ripeto, più punti fai giocando una partita alla settimana meglio è, e sono tutte energie e umori, atmosfere che metti in cascina in vista del ritorno alle partite ogni 3 giorni, perché da giovedì poi torneremo a giocare ogni 3 giorni. E il contraccolpo della... adesso, perché poi tra stasera e Milan-Ren ci sono i giorni di recupero, sarà dura poi a Monza quando giocheremo praticamente a ridosso della partita di Europa League con i francesi. Ho letto che ci saranno tanti tifosi francesi, bisognerà stare molto attenti. A proposito di francesi,
Mi è stato fatto notare, magari ci torneremo sopra domani all'Inferno su Milan TV a partire dalle 18, che il gol di Camarda in Milan-Sassuolo, peccato poi sia finita 3-3, è molto simile a quello che fece Pippo Inzaghi contro il Lens nel settembre del 2002, Milan-Lens 2-1, la prima partita della fase girone di Champions League dopo che ci eravamo qualificati nel turno preliminare contro lo Slovan Liberec. All'epoca si chiamava ancora turno preliminare, primo turno preliminare, anzi ultimo turno preliminare, adesso si chiama playoff, nel 2002 era ancora preliminare. E quindi, detto questo, pensiamo oggi. Io vorrei chiarirlo una volta per tutte: ho visto che anche oggi il tema dell'allenatore è stato, della prossima stagione è stato toccato in molti articoli, in molti punti di vista, in molte osservazioni, in molti interventi. Io per quel pochissimo che so, vorrei ribadire e ricordare che io tutti gli interventi che faccio sul tema sono per questa stagione, perché questa è una stagione alla quale tutto il Milan, tutta la proprietà, tutta la dirigenza, Stefano Pioli, il suo staff, i nostri giocatori, tutti noi teniamo tantissimo. E anche se poi mi scriverete sì, siamo fuori dalla lotta scudetto, siamo fuori dalla Champions, questa stagione ha ancora tante cose da dire. E quindi io dico semplicemente che due cose: che non ci sono decisioni prese, che c'è un totale allineamento fra proprietà e dirigenza sulla fiducia in questo momento a Stefano Pioli, in questo momento perché la stagione è in corso, non in questo momento perché poi succede chissà cosa, in questo momento perché la stagione è in corso e la fiducia è reale e convinta, l'appoggio è reale e convinto. Poi quello che succederà nella prossima stagione sarà determinato da quello che succederà da oggi in poi, come sempre. Se Pioli non avesse fatto bene da giugno ad agosto del 2020 e non si fosse meritato la riconferma, non avremmo vinto lo scudetto nel 2022. Poi le cose del calcio, le cose della vita cambiano, non sempre così, ma faccio un esempio per spiegare di che cosa sto parlando. Quindi cosa succederà da oggi Milan-Napoli fino alla fine della stagione? Non lo sai tu, non lo sa lui, non lo sa l'altro, non lo so io, non lo sa nessuno. Però certamente quello che è importante sapere e capire è che non ci sono decisioni prese, l'allineamento ai vertici del club è totale e che la fiducia nei confronti, l'appoggio, l'apprezzamento nei confronti di Stefano Pioli è convinto. Poi l'allenatore è uno sportivo, lo staff è fatto di sportivi, i giocatori sono protagonisti dello sport, gli sportivi se la giocano, gli sportivi non hanno altro per le mani che giocarsi le partite, dimostrare sul campo e fare le cose sul campo, e poi naturalmente i conti si faranno alla fine di questa stagione, come sempre vi ho detto dall'inizio di queste voci. A più tardi, dopo la partita.